Mio caro Christian, oggi finalmente ci godiamo il nostro momento. Un momento unico e significativo per entrambi. Dopotutto è arrivato il nostro giorno. Sono anni che pensiamo agli altri e ci siamo trascurati. Anzi, ti ho trascurato e non l'ho fatto apposta. Perché lo sai quanto ti amo? Lo sai che sei tutto per me? Anzi, sei il miglior amico, il miglior compagno di vita, il miglior papà. E... allora, i nostri... Grazie, sostenetemi! I nostri figli ti amano da impazzire. E io non potevo essere più fortunata di così. Da tanto tempo non esprimo i miei sentimenti, ma oggi sono qui davanti a te, davanti a tutti i nostri cari, per dirti che la mia vita senza di te non esiste. Hai fatto di me una mamma di due splendide creature che amo con tutto il mio cuore. Sei una persona speciale, sei il mio braccio di ferro, sei la mia forza, sei così tenero, così bello, sia dentro sia fuori. E ti prometto qui, davanti a tutti, che mi prenderò cura di te fino alla fine dei nostri giorni. Grazie amore, grazie che ci sei. Ti amo, a tua Caterina. From the first time I set my eyes on you, I didn't know from the start. I didn't know how you turned my life around, or how in love I'd be with who you are. But you showed me what it means to be loved. The way you touched me, hold me quietly. You're everything I am not. And when I have you in my arms, I feel like. Stop the f- oh. So when mamma mia! Il momento è partito da solo! Vai! Io sono emozionata. Mamma non mi sposa, non mi sposa, sei cosa ti sposa? Sei l'amore. Io la dico a mamma, se ti permetti. Feel undone, so in a long way I've come to say.
Carissimi Christian e Caterina, siete giunti davanti a me in veste di ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fermo per delega avuta dall'autorità civile e davanti ai testimoni, alle famiglie, agli amici e ai parenti, affinché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo della legge e della comunità. Possa la vostra unione essere ogni giorno più forte, possiate amarvi l'un l'altro con amore fedele e inesauribile ed assumere responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti a tutti le vostre intenzioni. Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì, sì. No, era una domanda. Stavi pensando, sì, era una domanda. Perché dopo allora, tre secondi, no. Sì. I testimoni, sì, ok. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. 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 Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso, che ve lo passo io il consenso. Io e Caterina prendo te, Christian, come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. Scusate. Sentiamo Christian. Io, Christian, prendo te e Caterina come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Adesso siamo alla consegna degli anelli. Dovrebbe intervenire qualcuno con gli anelli. L'erede Giancamilli. Questi anelli che vi donate scambievolmente siano un segno del vostro amore e della vostra fedeltà. Caterina, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Annullare. Ciao. Non c'è il diamante. Tocca a te. Christian, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Ascoltate le vostre promesse nuziali, in nome della legge vi dichiaro marito e moglie. Caterina, in pochi anni è stata un ciclone, ha rivoluzionato e illuminato la tua vita, ha organizzato al meglio anche la tua vita di lavoro, e io lo confermo perché è super precisa e si dà sempre un grande affare. Diciamo che io ti ho apprezzato in pochi anni di conoscenza, ho apprezzato le tue grandi qualità, la tua versatilità. Praticamente ho scoperto che seppur giovane, perché a differenza mia di Christian è giovane, sei una donna vera e sai fare tante cose, più credo sicuramente più di me e Christian messi insieme, te ne fai di più. È la classica donna multitasking che adesso va di moda. E questo vostro amore ha vissuto il coronamento con due fantastici bimbi, prima Sebastian, poi Leone, e ancor più vi ha unito nell'amore e vi ha accompagnato sicuramente anche a questo passo che è importante. E, diciamo che da domani, dopo appunto l'istituzionalità, io per primo, ma tutti quanti, ci aspettiamo anche un terzo figlio, magari nel matrimonio, magari anche una bambina, perché voglio dire, vi vengono bene e quindi la bambina verrebbe molto molto bene. Qualche settimana fa abbiamo fatto il battesimo, no, di Leone, mia moglie era madrina, già lì si è visto che la famiglia esiste, è bella e è piena d'amore. Soprattutto anche i vostri figli che sono sempre sorridenti, perché vuol dire che in famiglia si respira un bel clima, un clima assolutamente sereno e pieno d'amore. Devo dire che Caterina ha accompagnato Christian anche in momenti meno felici, perché l'anno scorso purtroppo è venuto a mancare Pier Giorgio, che è un amico di tutti. Però mi sento anche di dirvi che 2-3 anni fa Pier Giorgio mi disse: Caterina è la donna giusta per Christian, perché è una donna forte, è una donna che gli dà sostegno,
poi un po' egoisticamente diceva mi aiuta anche perché mi porta anche a tutte le varie visite nei vari ospedali, quindi anche, sono sicuro che anche lui sta festeggiando con noi da lassù. Ecco, e in ultimo diciamo che sdrammatizziamo un attimo e diciamo un po' quello che era Christian negli anni 90. Christian era figlio unico come mia moglie, se non lo sapete i figli unici sono viziati e hanno un caratteraccio. Christian cioè negli anni 90 era il tipo da begli abiti, moto potenti, ricordo la MV Agusta che io ho sempre invidiato, la Ducati 1098 e belle automobili, ne cambiava spesso anche perché di famiglia insomma vi piacevano i motori a due a quattro ruote. Che cosa è successo negli ultimi tempi? Che ha cambiato completamente la sua scala di priorità. Oggi lui è attento alla moglie e ai due bimbi Leone e Sebastian, quindi diciamo che gli è rimasta solo la bici, vi garantisco che fa anche i rulli a casa, quindi si sente in forma e quindi si tiene in forma, però ha fatto assolutamente questo salto di qualità e secondo me oggi lui non scambierebbe niente di quello che ha oggi per quello che aveva ieri, neanche la MV Agusta, sicuro, ne sono sicuro. Quindi che devo dirvi? Se ci si sposa in un'età avanzata vuol dire che si è ben ponderato il tutto e si è fatta la scelta giusta, per cui sarà sicuramente una grande storia d'amore, una grande vita a due, a quattro, speriamo a cinque con la bambina che ci sta bene. Auguri, auguri a voi, grazie. Mi avete assegnato un compito molto importante, quello di madrina di Leone. E a Roberto il compito di officiare il vostro amore in questo giorno stupendo. Ciò ci porterà ad occupare un posto speciale nella vostra famiglia. Sant'Agostino, ama, ama e fa ciò che vuoi. Se taci, taci. Taci per amore. Se correggi, correggi. Correggi per amore. Se perdoni, perdona. Perdona sempre per amore. Abbi sempre in fondo al cuore la radice dell'amore. Da questa radice non possono che sorgere cose buone. Quando penso a loro, quando vedo loro, vedo veramente la felicità. E non è una cosa banale o scontata in tutte le coppie, però loro rappresentano veramente l'affiatamento quello vero, giorno per giorno, cosa dopo cosa, figlio dopo figlio. E dunque siamo veramente felicissimi che questo sia il culmine di un percorso per poi iniziarne un altro che è più legato naturalmente alla famiglia, senza dimenticare mai gli amici, le uscite, il divertimento, la festa, altrimenti io poi dovrei cambiare lavoro. We've been dancing with our eyes from across the room. I've been calculating strategy when to say hello. I've been waiting for my moment. Someone swooped in and stole it. Oh no, oh no. I see you over there with your long legs. And I should ask you to dance, but oh, I have my doubts. I've been running lines in my head, trying to play it out. But I was born with two left feet and one foot in my mouth. If the planets align and the stars they shine just right, I might take you home tonight. Oh, so here goes nothing. I hope it turns into something. I'm standing on this high dive, just about to jump in. And that smile's like a lighthouse, guiding me ashore. I've been stalling here long enough, I can't wait anymore. It's a shot in the dark, and the odds are stacked. Baby, you hit me so hard, like a heart attack. She may be out of my league, I may be out of my mind, but I'm ready to jump now, I'm ready to fly. So if the planets align and the stars, they shine just right, tonight is the night. Tonight, tonight, tonight is my night. Tonight, tonight, tonight is the night. Oh, tonight, tonight, tonight is my night. Yes, it is tonight. Tonight, come on, tonight is the night. Dance with me tonight. Tonight's the dawn. Tonight is my night. You're gonna see.
shot in the dark, in the odds are stacked. Baby, you hit me so hard, like a heart attack. She may be out of my league, I may be out of my mind, but I'm ready to jump now, I'm ready to fly. Since the shot in the dark, in the odds are stacked. Baby, you hit me so hard, like a heart attack. She may be out of my league, now I may be out of my mind, but I'm ready to jump now, I'm ready to fly. So if the planets align and the stars, they shine just right, across the room. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight.